Allora, siamo qui con Simone, esponente di Potere al Popolo. Siamo qui per la guerra fra Ucraina e Russia. Facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto ad altri, un susseguirsi di dichiarazioni che sembrano surreali, una guerra che di fatto coinvolgerebbe l'Europa, quindi centinaia di milioni di persone, persone che sostanzialmente non possono decidere. Qual è la posizione di Potere al Popolo? Ma noi crediamo che questa guerra sia innanzitutto una guerra mediatica, si sta cercando di creare il casus belli, le dichiarazioni della Russia che viene additata come il nemico del momento sono chiare da questo punto di vista, non c'è nessun piano di invasione, non c'è nessuna invasione in atto. È chiaro che da parte dei paesi occidentali si sta cercando appunto di creare un caso mediatico per giustificare un eventuale attacco che sarebbe aggressivo e non affatto difensivo. Questo perché chiaramente in questo momento gli Stati Uniti si trovano in un momento di crisi di egemonia, l'abbiamo visto con la ritirata precipitosa dall'Afghanistan, e quindi hanno bisogno di mostrare i muscoli in sintesi e per ristabilire il loro ruolo a livello globale. Ecco, per fare questo sostanzialmente mettono a rischio la vita, le vite di migliaia di persone e arruolano tutti i media, lo vediamo anche con le fake news che circolano in questi giorni su invasioni che non ci sono in realtà, arruolano tutti i media per appunto continuare a portare avanti la politica aggressiva della NATO, per portare i loro armamenti sempre più vicini a quello che è il loro nemico storico, a quello che loro riconoscono come il loro nemico storico. Ecco, ma come considerate la situazione democratica in Russia? Ma il punto è che la Russia è un paese capitalista che, come tutti i paesi capitalisti, non garantisce i diritti sociali che noi crediamo dovrebbero essere inviolabili per tutti. Detto questo, è chiaro che di fronte a un imperialismo aggressivo e violento come quello degli Stati Uniti, come quello della NATO, bisogna capire qual è veramente il nemico, chi è che veramente mette a rischio la nostra vita e anche la nostra libertà, perché una guerra minerebbe profondamente anche la nostra libertà. Grazie. Grazie a voi.